Come un chiodo si pianta saldamente sotto le giunture della pietra, così il peccato si introduce segretamente nella vendita e nelle compere. Tema della sua presente conferenza sarà sviluppo della produzione e incremento dei consumi, nuove prospettive offerte dalla conoscenza dell'io segreto del consumatore. Hai visto? Hai visto che cannonata? Chi è il consumatore medio? È l'italiano del miracolo economico che in pochi anni ha raddoppiato il suo reddito ed ha superato le tradizionali regole psicologiche del risparmio, stimolato dagli incentivi più evidenti, l'esempio, l'emulazione, la pubblicità, le facilitazioni d'acquisto. Questo consumatore medio è un incalcolabile serbatoio che può permettere alla produzione di mantenersi ai livelli raggiunti e di superarli trionfalmente, purché venga costantemente controllato, sondato, sviato, incitato, frustato. Psicologico del prodotto è forse il principale alleato della nostra industria in una congiuntura come l'attuale, che vede i larghi strati di consumatore profilarsi il periodo della piena saturazione. Sottovalutare questo pericolo equivarrebbe a chiudere gli occhi di fronte al problema numero uno dell'industria, che è quello di evitare ad ogni costo un calo della produzione. Loro signori dovranno perciò studiare sempre nuove campagne di richiamo per far nascere nuovi desideri, nuovi bisogni e provocare qualcosa come uno stato di scontentezza sistematica nei consumatori. Della lì, la tua passione, i 1.800. Questa quanto potrebbero valutarcela? 300 al massimo. Ma scusa, dando questa più il milione. Non ce la facciamo lo stesso. 1.800 è 1.700.000. Un 830 su strada. Meglio ancora, figurati. Si è scoperto che l'assenza della persona fisica dell'intermediario, cioè del commesso, eliminando la necessità di fare una scelta preventiva e di rivolgere la richiesta, produce nel consumatore una concezione di liberazione e di felicità emotiva che permette agli impulsi dell'inconscio di affiorare senza inibizioni e di tradursi in acquisti in più delle volte superflui o addirittura inutili, salvo a riacquistare coscienza al momento della verifica dalla casa. Ma ormai è troppo tardi. 14.800. Quant'è? 14.800. Ma senti, non hai ancora finito. Papà, che cos'è il pollo ruspante? Cos'è il pollo ruspante? Adesso te lo spiego subito, Dunque, il pollo ruspante, vedi, è un pollo libero che vive in campagna, un po' disordinatamente, senza criterio. Mangia quando può, dorme quando ne ha voglia. Sono rimasti pochi, Il pollo d'allevamento no, invece è un pollo che sta lì, al suo allevamento. Mangia ore fisse, cresce un tanto al giorno. E perché tu preferisci il pollo ruspante? Beh, è più saporito, insomma. Forse perché mangia con più appetito. Cioè, mangia quando vuole e come gli pare, insomma. Anche la cacca se la trova per terra. Sì. Un giorno non ha voglia di mangiare, non mangia. L'altro giorno invece si fa una bella scorpacciata e mangia tanta roba. Poi sei un pollo insofferente, corre, scappa, va via. Va con le galline, becca, fa del moto. Un po' la via. Come un coyotes? Come un coyotes? Sì, come un coyotes. Beh, insomma, è questo libero, diciamo, arbitrio, che molto probabilmente lo rende più saporito, capisci? Il pollo d'allevamento invece no, il pollo d'allevamento capirai. Fin da quando lui è piccolino, vero? Fino a quando è pulcino, viene messo nel suo bel reparto, viene abituato, sottoposto a una disciplina. Insomma, lui non può assolutamente decidere di niente, capisci? Fa soltanto quello che gli dicono di fare. Luce rossa, sveglia. Luce verde, mangiare. Campanello, basta. Luce rossa, dormire. Luce verde, si risveglia. E così via, capisci? Però intanto il suo vitto assicurato e così ingrassa scientificamente. Insomma, agisce il suo subconsciente.
Non hai capito. Insomma, comunque lui non può decidere un bel nagotta. Forse per questo che è meno saporito. Perché ha deciso, ecco. Signore? Sì, sì, vada per la seconda combinazione. Mi porti un uovo al tegame. Due uova al tegame, signore? No, guardi, io ne mangio uno solo, perciò me ne porta uno. Mi dispiace, signore, ma la combinazione prevede due uova, non possiamo mica cambiare. Va bene, gliele pago tutte e due, però lei me ne porta uno solo. Mi dispiace, signore, ma io devo portargliene due. Va bene, me ne porti tutte e due, vorrà dire che uno lo sbatto sotto il tavolo. E può fare l'uso che crede, signore. Com'è antipatica questa prima volta. Certo che non va mai dimenticato che il consumatore non è soltanto un miscuglio di impulsi e di motivi inconsci da divisare ai fini del consumo. Molte volte noi, fidandoci troppo dell'inconscio, sottovalutiamo il conscio, la ragione, la prudenza, la modestia, il sentimento e il buonsenso, che sono anche fattori di primo piano, e ci troviamo di fronte a degli successi di cui non sappiamo farci ragione. In questi casi sarà tuttavia sconsigliabile di abbandonarsi al pessimismo, e bisognerà sempre tener presente che ormai il consumatore si condiziona da se stesso, e quella spinta competitiva che siamo riusciti ad imprimere alla società del suo tempo ormai fa parte della sua natura, del suo io, e lo stimola a raggiungere sempre nuovi traguardi. 10.000 al metro quadro. Un milione alla stipula! Vista sul lago. 70 anni ancora a Milano. Vista sulla Buisa. Stia tranquillo, signore, è il modello più riuscito dell'anno. Maledetto Topo Gigio. E spegni quei fari! 1.800 gran luce. 300.000 lire di rottami e non cammina. 1.800 gran luce. Gran luce. Gran luce. Gran luce! Il console Germania. Chi delle città è ma dove arriverà questo consumatore? Ah, chissà, chissà. Professor Villetta. Molto onorato. Conte Cecagna. Molto piacere. Ingegner Codinò. Molto onorato. Dottor Trivio. Contessa Colpi di Marmellata. Molto onorato.